Salve a tutti e bentornati a The Binding of Isaac. Vediamo subito che cosa... abbiamo fatto un bel po' di cose con Isaac. Anche con Samson. Azazel. Non sai che c'è? Proviamo con Eden. E vediamo un po' che run ci esce fuori. Oko! Cose strane. Oh, no, dai. Cavolo. E... beh, tolto per l'energia, non stiamo messi effettivamente male. Spariamo abbastanza veloce. Abbiamo la testa di Krampus. Vediamo se riusciamo a trovare. Che pillola è? Ah. Oh. Beh. Abbiamo trovato anche un bel po' di soldi. Beh, beh, dai, dai. Non ci possiamo lamentare. Poteva andare molto, molto peggio. Shrink shot. Oh. Vediamo che cosa c'è qua dentro. Oh, da. Nah. Con l'energia siamo messi molto 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 male. Ma non ci arrendiamo. Oh. Ci piace. Vediamo un po', va. Ok. È andata bene. Ah, che è quello infogato. Ah, cavolo. Oh oh. Infogato e buio. Sì. E questa stanza, diciamo che non era delle migliori. Oh oh. Non devo ammettere che alla fine ho delle vibrazioni positive per questa run. Le ultime parole famose. Guardate, si è rimpicciolito, ce n'è uno invisibile. Bastardo. A te mi piacerebbe una chiave o una bomba? Ho sentito qualcosa che cadeva, però effettivamente è possibile che... ah, non male. Possibile fosse la pillola? Boh. Ok. Beh, se continuiamo con queste stanze alla fine... male male non è. Su. Chi manca? Oh cavolo. Non sapete che non l'avevo visto. Ok, abbiamo la carica per il boss. Io direi che a questo punto, già che ci stiamo, facciamo subito il boss. Chissà se riesco a rimpicciolire mostro. Ci piace. Andiamo a cercare la stanza del tesoro. E ovviamente una chiave per la stanza del tesoro. Non abbiamo trovato né chiavi né bombe. Questa mi sa che è una di quelle... di quelle run dove... non troveremo nessun tipo di consumabile.
Qua la testa di Campus sarebbe stata molto utile. Però insomma, piano piano, certo ci fa perdere un bel po' di tempo. Riduce un po' le possibilità in caso diventiamo abbastanza potenti da fare il boss rush subito dopo lo scontro con mamma. Ma vediamo, insomma, non è mai detto. Ho ancora 5 minuti. Ah, beh. Però abbiamo trovato la chiave per la stanza del tesoro. Oh, che bella stanza. Sì. Ok. Oh, un'altra chiave. Vorrei tanto avere una bomba. Vediamo che cosa c'è. Dove cavolo è finito? Ah. Oh, un'altra chiave. Poi inutile. Però questo ce lo prendiamo. Vabbè, dai, andiamo avanti. Inutile perdere altro tempo. Mio. Qua sotto. Money equals power è un buon oggetto se riusciamo ad accumulare un bel po' di soldi. Ah, per fortuna questa volta niente maledizioni. Una bomba. Stanza odiosa. Ecco, lo sapevo. Ah, non riusciremo mai a prendere un patto con il diavolo così. Vabbè, ma non demordiamo. Oh cavolo. Wow. Ok. Resistente. Ma ci fa ancora più piccoli? Oh cavolo. Oh, non è mai uscito. Un'altra chiave che fa sempre comodo. Possiamo provare qua sotto. Vediamo un po'. Ma sì, va. Non voglio perdere ulteriore tempo là dentro. No, cavolo. Dai, dai. Dai, farfallina, uccidi tutti. Ma sì, apriamo tutto, eh. Allora, questo è il negozio. Sì, direi di sì. E qui. Oh, libreria. E soldi. Allora. Questo è molto molto buono, ma lo vogliamo dare via per la testa di Krampus? Direi di sì. Direi proprio di sì. Sicuramente i combattimenti contro i boss si faranno leggermente più lunghi, ma ne vale la pena per la possibilità di creare i cuori blu.
Spirit Art. Vediamo un po'. Oh cavolo. Quella non la vuoi uccidere? Ah. Non è male. C'è di meglio? Sicuramente. Però non è fatto male. Non so assolutamente che cosa fa. Oh. No, porca. Ah. La seconda volta che ci vado a finire dentro. Terza. Cavolo. Facciamo subito quella grande. No. Abbiamo trovato subito la stanza del tesoro. Può dire là al centro. Ah, cavolo, non abbiamo chiavi. Oh. Chiave? Ah, power pill. Chiave, chiave. Grazie. Andiamo a vedere che cosa c'è qua dentro. Dove siamo arrivati? Catacombs 2. Che peccato. Speravo in qualcosa di meglio. Devo essere onesto. Un po'. Lascia molto il tempo che trova. Insomma, oggi è una serie delle stanze odiose proprio. Oh cavolo. Uccidi, 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 uccidi. Uccidi vermi, uccidi, uccidi, uccidi. Ah cavolo, andai. L'abbiamo fatta. No, ma che cosa c'è oggi con i pipistrelli? Wow. L'hai ucciso? Ancora no. Però la chiave ci piace. Oh oh. No. Decisamente no. A meno che non troviamo subito un'altra chiave, non conviene. Ops. Ah, ok. Ah. Mi ha protetto. Ah. Cavolo. Ecco. Vediamo chi c'è. Stain. Ah.
Ok. Oh, cavolo. Vogliamo l'oggetto di Gappi. Comodo, molto molto comodo. Però no, dai, proviamo a passare questa volta. Vediamo se tante volte. Ah, beh, molto utile. Dai, scendiamo giù. Sì, ero tentato di prenderlo. Devo essere onesto, non so se ho fatto bene. Ah, che stanza utile. Però diciamo che non sono molto sicuro di riuscire a combinare qualcosa. Ok. Oh. Veloce, 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 veloce. Wow. Ah, beh. Sempre più utile proprio. Ok. Perché continua a darci oggetti con la barra spaziatrice? Io questo non lo capirò mai. Dai, dai, uccidi, uccidi. Ottimo. Vediamo un po'. Ah, vabbè, abbiamo rifatto le chiavi che abbiamo usato. Ma era piccolo! Vabbè, dai. Ottimo. Vabbè, questo lo prendiamo. Vediamo un po'. È accattivante. Però arriviamo a 2,20. Giusto per... Oh, oh. Lo sapevo che era pieno. Ah, quello? Dai. Quello che c'entrava. Su. Ah. Un'altra di queste stanze. E un'altra chiave che ci piace molto. Ne vale la pena? Le bombe le abbiamo. A questo punto vediamo che cosa c'è. Soldi, che per noi significa danno. Ok. Creepy Bombs. Questo non so assolutamente che fa. Teniamoci questo. Perché il mio verme non li attacca? Che problema c'hai? Oh cavolo. Che peccato. Ci piace però.
via. Siamo arrivati? Siamo arrivati. Siamo ancora in tempo? No, non ce la facciamo. Quindi, prendiamocela con calma. Oh, quella ci piace. Torniamo su. Oh, questo non ci piace. Ah. Interessante. Conviene? Non lo so. Non so quanti. Porca, pensavo fossero due o tre. E invece. Dove sono finiti? Ok. Questa l'abbiamo pulita, già che torniamo giù, andiamo a vedere. Di qua. Ah. Devo fare i fatti miei. Vuol dire questa stanza. Molto, molto. Vabbè, oramai stiamo qua sotto. Tentacolo piccolo. Dai. Ah, cavolo. Non sai che c'è? Possiamo rientrare con la power pill. O riuscire con la power pill. Non lo so se ne vale la pena alla fine. Direi di no. Forse sì. Ok, andiamo a vedere che cosa c'è qua sopra. Ok. Una stanza piena di cacca. Va bene. Che dire, è una cosa un po' inaspettata, però. Ok. Se uno c'ha una stanza piena di cacca, va bene. Cioè, chi sono io per giudicare? Ok. Allora, andiamo qua sopra che cosa c'è. Ah, un'altra di queste stanze. E neanche andata tanto male alla fine. Vabbè. Per la serie ci piacciono gli spazi ampi. Ah. Dai, dai. Ma guardate. Così piccolo, mica lo vedevo.
Due stanze. Ce la faremo? Ti prego, qualcosa. Ah. Vabbè. Speriamo che qualcosa di leggermente più utile, ma va bene. Ok. Oh no. Però così. Ah, sto a due, me ne servivano tre. Ma va bene. No. Non commentiamo, non commentiamo. Va bene così, va bene così. Wow, un continuo proprio. Non so come mi sono salvato da là. Però ci va bene. Ai, come sono stato preso? Ciao. Che cos'è? No, ancora niente. Andiamo qua. Dai, dai, fai il bravo. Cavolo. E via. Sì, la power pill me la sto tenendo per situazioni veramente, veramente brutte. Dove cavolo? Ok. Beh dai, fino adesso grosso modo ce la siamo cavati. Il nostro danno non è affatto decente. Però abbiamo trovato un bel tap. Forse dovevamo spendere di meno, però la possibilità di generare dei cuori blu con tutte queste batterie che abbiamo è alta. Forse. No. Ci ho provato. Eh già. Ok. Vale la pena di entrare nella stanza maledetta? Forse sì. Dai, dai, ci proviamo. Speriamo che effettivamente ci sia qualcosa di utile. Che cavolo.
Perché sì? Ma si erano fermati, vero? Non è stata un'impressione mia. Cosa ha lasciato? Nulla di nulla, niente di niente. Sì. Ah, cavolo. No, è vero, si fermano. Che strano. Sì, volevo fare altre due stanze per prendere. Una carica, ma forse era meglio. Oh. Ah. No, dai, è andata bene. Abbiamo avuto ciò che ci serviva. Vediamo un attimo. No, eh. Vabbè. Teniamocela l'ultima bomba. Ah! In caso riuscissimo a ucciderlo, potenziamo la nostra Ball of Bandage. Sì. Ah, cavolo. Vabbè. È andata bene così. Ok. Che cos'è? Trinity Shield. Oh. Che facciamo? Ci proviamo, ce lo teniamo. Wow. Ma è proprio uno scudo. Wow, ma che davvero? Se è veramente così è fenomenale. Dai, togliamoci subito quella grande. Vediamo un po'. Oh, spettacolo! Che cosa? Assolutamente nulla. Ma che domande. Sì. Che cosa? Ah, il cavolo. La cavolo di scia di sangue. Scia di sangue odiosa. Oh. Ok. Perfetto. Oh, ma questo è ancora vivo. Sì, il nostro danno non è affatto dei migliori. Però. Ah, questi. Oh, si schivano anche questi? No, no, no. Vabbè, era giusto provarci. O forse sì, e magari mi ha preso di lato. Chissà. Ok, questi. Decisamente lasciamoli perdere. Abbiamo sbagliato completamente strada. Proprio in pieno. Vabbè. Vabbè.
Usiamola, lasciamola là. In caso ci compare sulla minimappa. Ah, ma cavolo. È un po' difficile da individuare quando sono così piccoli. Ok, e uno l'abbiamo tolto. Dai, veramente fanno... diventano torrette. Ah, che stress. Ok. Va bene. Senti, no, non ci andiamo. Lo so, magari è un'occasione sprecata. Avevamo qualcosa di veramente interessante, però... va. Alla fine... sì, il danno è quello che è, però col... tra lo scudo... cavolo. E la possibilità di rigenerare scudi. A proposito, però... no, eh. E quella era la nostra ultima bomba. Senti, ma l'abbiamo fatta poco fa questa stanza. Ma veramente l'abbiamo fatta poco fa. Non pensavo che... potevano accadere due stanze completamente identiche nello stesso livello. Forse mi era già capitato, non me lo ricordo. Non mi sembra. Ok. Ah, peccato, ce ne serviva solo un'altra. Ah. Ok. Resto fermo qua con lo scudo. Dovrei stare più che bene. No? Ah, infatti. Oh cavolo, l'ho mosso io. Ah. Ogni tanto si fermano, chissà perché. Ok. E via. Beh, direi che è andata molto bene, no? Ah. Ah. Ok. Bene. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima volta con un altro episodio di The Binding of Isaac. Ciao ciao.